Gentili telespettatori, buonasera e ben ritrovati al Palafiera di Forlì. Questa è la finale del campionato nazionale di Serie B 2015-2016, la sfida che decreterà chi tra la Pallacanestro 2.015 Forlì e la Benedetto 14esimo Cento potrà giocarsi le carte per essere promosse in Serie A2 nelle Final Four di Montecatini. 5 potenziali partite per eleggere la regina del girone, non ancora dunque per decretare chi andrà al piano di sopra, ma ovviamente questo è il passo fondamentale, come si dice nel gergo cinematografico, ne resterà solo una partita e serie che è stata anticipata anche da un convulso e combattuto pre-finale con tanti motivi di discussione tra le due società, tra società comune, fiera, insomma chi ne più ne ha più ne metta, si gioca al Palafiera, si gioca lunedì e qui con me Riccardo Romualdi, oggi Rom, e per tutte queste partite ne avremo tantissima da raccontare. In un pre-partita che ricorda un pre-serata nel Cocorico, in questo momento, come sentite forse in sottofondo, questa sera c'è la finale che tutti a settembre pronosticavano, poi per vie parecchio tortuose alla fine ci si è arrivati. Ci sono quelle che il campo ha detto che sono le due squadre più forti di questo campionato, tante storie in campo, prima di tutto quelle più facili, ci sono degli ex. Da una parte Brighi, Andreaus e Benfatto che è in assoluto il giocatore più odiato quest'oggi al Palafiera, nonostante abbia giocato a Forlì, non so, 3, 4, 5 ere geologiche fa, non sappiamo quali siano i motivi del contendere, fatto sta che i fischi per Benfatto si sentiranno, come si sentiranno sicuramente quelli contro Pignatti, che a 100 hanno e non da oggi nel mirino. Esattamente così, in questa partita, come dicevamo, si gioca davanti a una connessione del pubblico importante, anche se forse dentro di noi speravamo ancora più importante. Comunque sia, prime due sfide in casa qui al Palafiera oggi e mercoledì, poi si va a 100 sabato e lunedì prossimo per gara 3 e l'eventuale gara 4. Nel caso ci fosse necessità della quinta sfida, si torna di nuovo qui in Romagna mercoledì 8 giugno, a pochissimi giorni dunque dalle Final Four di Montecatini. Tutto è pronto, ricordiamo che sono gli arbitri di questa prima gara, sono Luca Santilli e Marco Guarino. 100 che reduce dalla vittoria in 4 gare con Piacenza, e questo un po' deve far capire a Gigi Garelli, ai suoi, a tutta Forlì, che troveremo una squadra motivatissima, Ron. Sì, il calendario, come vi diceva Paso, è slittato a causa dell'annosa questione Palafiera, di cui si è parlato tantissimo, a mio parere troppo, in questi giorni, lasciando da parte la pallacanestro. Pallacanestro che ritorna protagonista questa sera, con Garelli che riesuma Pederzini in quintetto, lasciando in panchina Romboli. C'è Bonaccini, non c'è ancora Vico, sintomo che ancora quel ginocchio, ma lo sapevamo, non è totalmente a posto. E poi dall'altro il quintetto assai fisico, assai atletico di 100 e due panchine che sono letteralmente sterminate al servizio di due allenatori che non sono assolutamente di primo pelo, ma sono due vecchissimi lupi di mare. Assolutamente sì, Lupo Giordani lo è di nome e di fatto, di soprannome per meglio dire, di fatto. Vediamo il quintetto anche di 100, con numero 9 c'è Luca Bedetti, giocatore che ha un po' cambiato il volto a questa squadra da quando è passato da Sant'Arcangelo in terra emiliana. Poi il pivot è Benfatto, poi vediamo con lui anche Andreaus, uno degli ex di cui parlava Rom, col numero 10 Marco Contento, e con ricoprire il ruolo di playmaker è Caroldi. Il primo attacco appunto per la Benedetto 14esimo, il palleggio a resto e tiro dai 5 metri e dai 4 metri proprio di Caroldi, e va lui a iniziare a segno la prima gara di finale. Caroldi e Ferri è uno di quegli scontri che decideranno questa serie, questa partita. Intanto Bonaccini prova una bomba che va lunghissima, rimbalzo alto di Pederzini che poi serve una palla molto complicata rotondo che però segna. Dicevamo, Caroldi e Ferri è uno degli scontri che decideranno questa serie, ma a mia impressione, ma poi magari sbaglio, sarà che è nelle ali quello che poi si deciderà tutto. Una di queste ali è Bedetti, come dicevi, da quando è arrivato da casa Angels ha cambiato tantissimo questa squadra, cambierà questa serie.
Assolutamente, le marcature, vediamo Bonaccini su contento, che è uno dei giocatori più pericolosi. Intanto il palleggio, arresto e tiro immediato di Ferri, sbagliato, poi rimbalzo lungo catturato da Caroldi. Abbiamo visto Pignatti difendere molto bene su Andreaus. Questo è un pallone che proprio Andreaus avrebbe solo la necessità di convertire in due punti, non ci riesce. Andreaus, due errori nelle prime due conclusioni, buon per Forlì che può riattaccare dall'altra parte giocando per Pederzini, spalla canestro marcato da un avversario più piccolo. Pederzini tira in allontanamento, tiro abbastanza forzato ancorché sfortunato nelle esecuzioni. Proprio Pederzini però si raccoppia bene, favorisce il recupero di palla forlivese. Forlì che in difesa c'è e con Ferri scatena il contropiede per l'errore clamoroso di Pignatti. Due volte si difende, non si segna. Polvere leggermente bagnata da parte delle due squadre, non esattamente una sorpresa. Tu dicevi, Paso, non è forse il Palafiera che ci si aspettava, anche se c'è parecchia gente. Di certo, per giocatori abituati a giocare in Serie B, giocare in questo palcoscenico, in questa atmosfera, intanto primo tiro ed errore di ben fatto, non è roba facile, bisogna anche abituarsi. No, non lo è assolutamente. Intanto il gioco ritorna ancora, spalla canestro per Rotondo che elude ben fatto, poi però va a finire in un ginepraio, tira lunghissimo. Per fortuna c'è Bonaccini che prende rimasto d'attacco, si va da Pignatti e Forlì conquista un fallo dimostrando reattività sulle palle vaganti, finora più di quella che ha dimostrato Cento, anche se questi errori, diciamo, di grandi dimensioni a livello prospettico, ma così in realtà abbastanza pacchiani, dimostrano quanta tensione ci sia in questa finale. Intanto la prima fila del Palafiera, come al solito, prende di mira ben fatto, che ha lasciato ricordi quando fece il gesto dell'orecchio, portandosi le mani a conca nell'orecchio proprio per sentire gli urli della prima fila. Uno su due di Pignatti, e quindi sarà uno scontro epico tra la prima fila e ben fatto, che non si è scordato ovviamente di loro. Ritmi che non sono così bassi come si poteva aspettare, fatto sta che si segna davvero pochissimo in questi primi scorci di partita. Assolutamente, intanto contento, riesce a eludere la marcatura di Bonaccini, ma tira solo sul tabellone, rimbalzo catturato da Pederzini, si va con Ferri, Ferri cercare Rotondo che ha un'esitazione, dovrebbe scaricarlo, invece prova ancora a giocarsi in uno contro uno, va a finire praticamente nella rete dei pescatori e finisce avviluppato come un tonno, in questo caso erroraccio. Poi ancora le mani di Ferri a deviare questo pallone, ma ne esce una tripla sbagliata, si sbaglia tanto, tantissimo da una parte e dall'altra. Rotondo contro ben fatto, duello molto fisico che vince Paolo Rotondo. Questa è una buona iniezione di fiducia. Intanto contropiede, Ferri contro tutti, sbaglia ma c'è il fallo ai suoi danni, andrà in lunetta con due tiri liberi. Sì, Cento non riesce a far canestro, su questo è, mi sembra piuttosto chiaro, non sta prendendo dei brutti tiri, è proprio un discorso di polveri bagnate. Cento che dopo la cura Giordani, lo ricordiamo che Giordani arrivò proprio dopo la sconfitta dell'andata in cui Cento dilapidò un largo vantaggio, Cento ha preso a correre però non ha tolto di mezzo il suo peccato originale, che è quello di giocare a volte nella stessa partita con due facce diverse. Situazione plastica, gara 1 di Piacenza in cui Cento stravinceva alla fine del secondo quarto e poi ha letteralmente smesso di giocare prendendo un parziale di 28-2 e poi l'ha persa. Sembrava la fine di una serie e poi Cento invece l'ha vinta tre consecutive contro la prima in classifica. Esattamente così, Riccardo, ottima ricostruzione. Intanto Ferri mette a segno i due tiri liberi, 5-2 per la squadra allenata da Gigi Garelli. Ora è entrato con il numero 7 Fontecchio al posto di un Andreaus invisibile in questa inizio partita, viene sfidato al tiro ben fatto da quella posizione, forse meglio di no visto l'esito di questa sua prima conclusione. Sono i primi punti di ben fatto. Sì, ben fatto questo tiro ce l'ha e non da oggi, tanto Rotondo chiama questo fallo. Ben fatto, se qualcuno se lo ricorda, ai tempi della Fulgo Libertas era considerato un pivot molto tecnico e poco fisico, ha messo su qualche chilo intanto nel corso della sua età e adesso si fa valere anche spalle a canestro. Intanto fallo fischiato, anzi tre secondi di ben fatto e marcatura inoppugnabile quella di Paolo Rotondo sinora su uno dei giocatori assolutamente
più temuti di tutto l'attacco centese, però non dimentichiamoci Bedetti è contento, assolutamente, perché di freccia al proprio arco Giordani ne ha in quantità industriale. Intanto difesa sempre a uomo da parte della squadra dell'allenatore romagnolo, con l'appoggio al vetro di Pignatti che va lungo, rimbalzo poi catturato e contento, anzi scusatemi, Bedetti è già dall'altra parte, Bedetti che la scarica per il tiro in punta proprio di ben fatto, il rimbalzo catturato dal neo entrato Brighi, anche lui è entrato sul parquet da pochi istanti, si rigioca ancora per Caroldi, Caroldi cambia lato, Bedetti riceve ancora ben fatto, si va sempre dal numero 15, gancetto di ben fatto, e questa volta il pivot ex Ferrara trova due punti. Cento va tantissimo da ben fatto, soprattutto agli inizi dei quarti, e oggi rispecchia questo criterio, e ben fatto è uno che in difesa sta tantissimo in mezzo all'area, si muove poco e quindi probabilmente sarà utile quando Garelli desidera giocare con i due mezzi lunghi Arrigoni e Pignatti. Intanto, come vedete, Giordani ha pescato la panchina mentre Bedetti sbaglia un tiro da sotto, mentre ancora Garelli non l'ha fatto, lo fa fra pochissimo, rimettendo in campo uno dei giocatori, se non il giocatore più atteso, ovvero Sebastian Vicco. Credo che prenderà il posto di Bonaccini, cui sacrificio difensivo è buono, ma in attacco ovviamente non può dare quanto dia l'Argentina. Intanto Ferri reclama un fallo ai suoi danni che gli arbitri non vedono. Si torna sul 7-6 con l'attacco per la squadra ospite. Sono già passati i primi 5 minuti e mezzo di partita e il punteggio davvero è bassissimo. Caroldi spara la tripla, la sbaglia, rimbalzo di puro atletismo di Brighi, anche lui ex Fulgor Libertas l'anno scorso. Ora Brighi è libero da tre punti, sbraccia, cade a terra Bonaccini, non c'è fallo, ma Brighi sbaglia anche il tiro e il rimbalzo è di Pederzini. Non si segna davvero mai, le percentuali sono bassissime. Adesso Forlì sta cercando sotto canestro rotondo, che sbaglia un rigore. Così, a sensazione mi pare che Forlì stia perdendo delle occasioni, perché oggettivamente anche la mia, l'inerzia mi sembra in mano alla squadra di Garelli, però il punteggio è 17-6. Esattamente, concordo appieno Riccardo. Tante occasioni fallite dai giocatori forlivesi. Sento, mi sembra che affretti molto le proprie azioni offensive, al di là della ricerca costante e spasmodica di ben fatto. Gli esterni ancora non sono entrati in gara. 6 punti portano la firma appunto di ben fatto 4 e di Caroldi, inizio match 2. Bedetti marcato da Pederzini, c'è il blocco, Bedetti va dentro, Pederzini resta con lui, si riesce fuori il tiro, anche questo molto forzato, c'è l'errore, il rimbalzo di Riccardo Pederzini. Fuori in difesa c'è come, però bisogna sciogliersi in attacco. Non l'ha presa benissimo Lupo Giordani questo tiro, infatti credo che andrà a sostituirne l'autore. Intanto Giordani ha già iniziato a giocare a scacchi, perché appena è entrato Vico esce Bedetti. Intanto appena è entrato Vico ha abbassato il quintetto giocando con Andreaus e Fontecchio come lunghi, e adesso lo abbassa ulteriormente togliendo Bedetti e mettendo in campo De Martini, quindi quintetto davvero con tre esterni puri e due mezzi lunghi, anche se Andreaus a inizio carriera era quasi un tre. Eh sì, veramente. Tanto palla letta e deviata dalla difesa centese, restano 11 secondi per il tiro della pallacanestro 2.0, 15 con Vico che ricordiamo all'andata a 100 ne mise 31 e fu assoluto mattatore di quella clamorosa rimonta forlivese nel secondo tempo. Ora ancora Pederzini sempre a spallacanestro a trovare un Pertugio che non c'è, riscarica fuori per il tiro da tre punti di Seba Vico. Benvenuto in finale Vico, Se Vico è il vero Vico ovviamente cambia tutto, ma direi che Forlì, le percentuali di vittoria di Forlì aumentano in maniera esponenziale. Adesso Forlì dipende davvero forte. Eh sì, anche questo è un errore, lotta però e fa peccato. molto bene Luca Fontecchio, fratello d'arte, trova questo bellissimo rimbalzo offensivo convertito in due punti. Attenzione, perché Fontecchio a livello di atletismo non è secondo a nessuno in questo campionato, l'atletismo per cento è un valore assolutamente da sfruttare. Intanto fallo ancora
che va a macchiare la difesa ospite, fallo di De Martini ed è già in bonus 100, mentre c'è un solo fallo commesso da Forlì. Andrea Lunetta, Sebavico che è una minaccia costante, temutissimo ovviamente da 100, e si vede da questa prima azione. Mi sono un attimo fermato perché si è toccato il ginocchio prima di andare ai liberi e mi si è gelato il sangue. Però non dovrebbe essere niente di che. Arrigoni entra al posto di Pignatti, e anche Arrigoni, per le caratteristiche che ha, ovvero di aprire l'area, ovviamente può cambiare il corso tattico della partita, anche perché se poi lui apre l'area e Vico è quello vero, ovvero quello che disintegra l'area attaccandola, davvero, davvero cambia tutto. Si attendono notizie di Contento intanto. Assolutamente sì, totalmente silente per adesso Marco Contento, mentre Vico segna entrambi due liberi. Vico 0 su 2 al tiro dopo in questo avvio di match, e siamo in questo momento 12-8 con già 5 punti a referto per Sebavico. Ancora la difesa forlivese con De Martini che vuole il pallone in mano, lo riceve adesso, c'è il blocco di Fontecchio. De Martini va proprio dal suo numero 7 che spara dai 6,5 metri, sbaglia, aveva un piede sulla riga, il rimbalzo in beata solitudine proprio di Vico che non ci pensa su un attimo, tira, segna, mamma mia Vico. Giordani, minuto di sospensione, che giocatore. 7 punti consecutivi per l'argentino, 14-8, massimo vantaggio di Forlì. Mamma mia che impatto, perché Giordani è un allenatore molto tattico, molto bravo a cambiare il corso delle partite, ed è il motivo per cui è riuscito a vincere con Piacenza. Assolutamente sì, intanto Forlì è sempre ovviamente in difesa individuale con in questo momento il pallone nelle mani di Contento, su cui è Ferri. Buon giro palla per Cento che si conclude con la tripla di Andreaus sbagliata, ma il rimbalzo lungo è conquistato da De Martini che la rigioca per altri 14 secondi, ora ne mancano 8. Palleggio, arresto e tiro immediato ancora sul secondo ferro, la tocca Vico e favorisce il rimbalzo di Rotondo. Oh, in attacco Cento fa una fatica immane, intanto Ferri tripla, piedi a terra ed è canestro anche per Michele Ferri, 17-8. Se si gioca così, giù la Claire, e cominciamo pure a prenotare l'albergo a Montecatini. L'impressione che è ancora lunga, però mamma mia che Forlì, e soprattutto che fatica Cento, una fatica pazzesca. Eh sì, Cento non trova veramente mai la luce, lo deve inventare qualcosa con il quarto punto di Fontecchio. Fontecchio che ha trovato due canestri preziosi, l'ha trovato però tutti di tigna personale. C'è ancora poco, molto da rivedere. C'è poco di gioco in questi canestri qui, invece c'è tanto di letture tattiche in questa, con Fontecchio che commette fallo. Tanti minuti di panchina per ora per Benfatto e Bedetti, però Lupo Giordani sa perfettamente, come lo sa Garelli, che la serie è lunghissima e qui si gioca una volta ogni due giorni, e non è il primo quarto che poi decide tutto. No, niente affatto. Intanto Rotondo va a segno con il libero. Forlì che sta già andando in lunetta molto molto spesso, e questo è assolutamente positivo perché si può capitalizzare, anche se poi il pivot siracusano sbaglia la seconda opportunità. 5 punti per lui, 18-10, più 8 per i biancorossi. C'è spazio davanti a Fontecchio, che a cui viene anche concessa l'eventualità di una tripla. Ci si concentra più che altro su altri giocatori, ma c'è la palla persa e il fallo di frustrazione proprio di Fontecchio, fallo mal speso perché manda Michele Ferri in lunetta con due tiri liberi e Fontecchio va in panchina. Attenzione addirittura nella rotazione di Lupo Giordani, mi sembra che entri Locci. Sì, esatto. Eh sì, e rientra anche Bedetti. Giordani sta cercando nelle rotazioni un po' di ritmo, soprattutto un ritmo offensivo, perché è ovvio che non è normale che Cento segni 10 punti in oltre 9 minuti, così come è evidente che segnare 10 punti in un quarto, vincere la palafiera, te lo puoi scordare. Lo è, ma questi cambi continui, soprattutto anche l'ingresso di Locci, un giocatore che nell'ultimo periodo era obiettivamente finito in fondo alle rotazioni, dimostrano come Giordani sia scontentissimo dei suoi. Mancano 45 secondi alla fine del primo quarto, infatti siamo 20-10.
20-10 con la difesa forlivese che continua a mordere. Qui si lascia a Bedetti l'opportunità di entrare. Bedetti scivola, è costretto a in emergenza riuscire fuori il pallone. De Martini contro le lunghe leve di Rotondo, viene stoppato Ferri. Folli può costruire ancora, non c'è fallo su Ferri, però può andare a scaricare il pallone in angolo. Rifiutato il tiro in avvicinamento, Pedersini chiuso, infrazione di passo. Questa è un'occasione veramente... Era Rigoni, scusatemi. Questa è un'occasione veramente che dava una mazzata a cento mostruosa, perché voleva dire chiudere il primo quarto con un canestro davvero devastante, però Forlì 20-10, un approccio perfetto alla partita e soprattutto uno straordinario Vico. Eh sì, Vico Ferri benissimo, i due esterni biancorossi, altra palla che Andreaus non riesce a tenere in mano. Andreaus molto male questa sera, mamma mia, non me l'aspettavo, aveva giocato molto bene invece la gara di ritorno qui a Forlì. Partenza col freno a mano super tirato, ma attenzione. Un secondo, Ferri niente, stoppato, finisce così 20-10 per i biancorossi di casa. Noi ci perdiamo qualche secondo di pausa, ma ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci in telecronaca, secondo quarto che parte adesso con un cambio nelle file di Gigi Garelli, che aveva già inserito Rombaldoni negli ultimi secondi del primo quarto. Ora al posto di Rotondo, contro un accento che non ha ben fatto, è il momento di Marsili. Sì, soprattutto perché Marsili ha in questo momento l'occasione di mettersi in ritmo la partita, e ho l'impressione che poi Garelli se lo giocherà contro Benfatto, se Benfatto dovesse entrare dentro la partita. Penso anch'io. Intanto, come dice giustamente, facciamolo entrare nel clima di questa finale che Forlì ha approcciato al meglio, soprattutto dal punto di vista difensivo, e Gigi Garelli era stato anche chiaro in presentazione: questa è una serie che si decide lì in difesa, e il primo quarto fa ben sperare, ma la partita è lunghissima, la serie è lunghissima. Si riparte con Ferri e il primo attacco per gli uomini di casa. Rombaldoni palla un po' sulle caviglie, la tratta molto male, ma in qualche modo riesce a tenerla viva, a giocarsi l'uno contro uno con Bedetti. Rombaldoni in allontanamento, come da par suo sbaglia, ma c'è il rimbalzone di Arrigoni in attacco. Arrigoni però la palla la esce alla cieca e Forlì la perde. Cento credo che davvero stia aspettando contento, sta provando varie volte a mettergli la palla nelle mani. Detto fatto, eccolo qui Marco Contento, primi due punti della sua finale. Ma attenzione, questo è uno che viaggia potenzialmente a più di 20 di media, e con Piacenza l'ha fatto. Ora Vico, la palla riesce ancora sul perimetro, c'è il blocco di Arrigoni, non si sviluppa il pick and roll. Adesso palla sotto per il numero 12 Forlivese, c'è il fallo quasi al limite dell'antisportivo di Locci e c'è il canestro. E Giordani si rimette subito in campo, ben fatto, e Caroldi, tanta panchina per i due titolari, toglie Locci, attore non protagonista di questi 45 secondi. E Forlì intanto, ragazzi, sta giocando in maniera stellare, demeriti di cento, ma grandissimi meriti alla truppa forlivese. Forlì che è molto più sicura, molto più sciolta in attacco di quella che l'abbiamo visto, di come l'abbiamo visto invece per 5 partite con Valsesia. L'avversario è diverso, è meno giovane, meno diciamo frizzante, mette anche meno pressione in difesa. Forlì ne approfitta. Intanto Giordani si rivolgeva a Brighi dicendo: perché non fate quello che ci siamo detti? E credo che il problema sia davvero intanto ben fatto canestro e fallo. E credo che sia esattamente così, ovvero che in questo momento Cento sia oggettivamente in confusione contro l'aggressività difensiva enorme dei forlivesi. Attenzione però a non far entrare il ritmo Michele Benfatto. Intanto entra anche D'Alessandro, altro giocatore che gioca un paio di ruoli, con Andreaus che viene sciampato, vero? Esatto. Da Giordani. Diciamo che ci sono state... Non gli ha detto buonasera, come stai, ma gli deve aver ricordato che quella difesa su Arrigoni era compito suo, visto che le rotazioni lì sono andate un pochino a ramengo. Adesso Cento cerca di limitare i danni, si è ritrovato un pochino di ritmo offensivo. Brutta scelta questa di Vico, però visto quello che aveva fatto prima ci sta. Adesso Contento si incarta un po'
nel suo palleggio. Grande rientro difensivo forlivese. Assolutamente sì, Forlì in difesa c'è di testa, di gambe, altro pallone per Benfato, ma attenzione, gioco fermo e fallo commesso ai danni di Vico col tecnico? No. Sfondamento. Sfondamento comunque di Contento, che è già il secondo fallo, attenzione, che è andato a un millimetro dal fallo tecnico, perché ha dato una roncolata alla protezione del canestro. Adesso c'è Ferri che si lavora agli arbitri, ovviamente. Qui ci sono una marea di giocatori di esperienza in campo, tanti che hanno vinto campionati, tantissimi che hanno vinto i campionati delle minors, e anche il lavoro sugli arbitri fa parte del mestiere. E come, intanto Ferri aspetta il movimento di Rombaldoni, lo serve adesso Rombaldoni dall'altra parte, la palla circola e arriva nelle mani di Vico, gran palla per Rombaldoni, per Marsili che deve solo depositare questo assist magico di Rombaldoni, e Forlì continua a giocare molto bene. Sì, ha indubbiamente in mano il pallino della partita. Cento è davvero molto macchinosa in attacco, ben fatto, adesso si divora un canestro dopo che ha rischiato un fallo in attacco. Cento male, ma male in questo momento. Eh sì, intanto Rombaldoni slalomeggia, avrebbe la possibilità di fornire un altro assist, ma si apre la luce e lui entra nel cono fino al capolinea, canestro di Rodolfo Rombaldoni. Forlì al massimo vantaggio 27-15. Se questi sono i valori, io onestamente non ho visto tutte le partite di Cento, ma se questi sono i valori non c'è storia. Poi diffido delle serie playoff e quindi attendiamo, perché purtroppo sappiamo anche cosa possono costare a Forlì i suoi momenti di blackout, li sappiamo, li abbiamo conosciuti. Intanto tripla, questa volta c'è tanto spazio e D'Alessandro va a inaugurare il suo match con questi tre punti pesanti, perché tengono in scia ancora la formazione di Lupo Giordani, comunque sotto 27-18, sotto di 9. Forlì attacca ancora con Michele Ferri, c'è il blocco pronto di Marsili, Ferri può prendere un tiro comodissimo, e la difesa di Cento, però vogliamo parlarne, non solo l'attacco, mi sembra una difesa molto latitante. Sì, oltre che questo blocco di Marsili, secondo me è illegale in 47 paesi, ha fatto un forse blocco alla Darryl Dawkins che ha tramortito il difensore di Ferri. Ferri poi si è trovato 3 metri libero. Adesso Rombaldoni non riesce a tenere il primo passo di Bedetti, ed è un po' quello che io e te ci dicevamo, microfoni spenti, sì. Bedetti che punta Rombaldoni, può essere un mal di testa per Garelli. Assolutamente sì, infatti questa è una chiave che Giordani può e secondo me sfrutterà tanto quando c'è Rombaldoni in campo, che continua comunque ad essere accoppiato all'ex Sant'Arcangelo. È il terzo fallo di squadra per Forlì in questo quarto, ancora palla Bedetti, mentre sotto canestro se le danno di santa ragione Marsili e ben fatto, soprattutto Marsili ha ben fatto, ce l'aspettavamo, esatto, viene colto in flagrante. Sì, era proprio in fragranza di rato, scrocchiarello. Ancora rimessa, però questo è il quarto fallo di squadra per Forlì in questo secondo quarto, mancano 6 minuti e 31, difficoltà però per la rimessa da parte di Caroldi, sempre Luca Bedetti sotto per Benfatto, con Rombaldoni che va a raddoppiare, Marsili che va a recuperare con l'aiuto di Ferri che ghermisce il pallone, varca la metà campo, va da Rombaldoni, blocco di Marsili, Rombaldoni potrebbe ancora prendere il tiro, invece serve il numero 8 forlivese che insomma Oddio. Fa un movimento da paleolitico, permettetemi, sbaglia, ma la palla per ultima è toccata forse da D'Alessandro, tant'è che l'ha rimessa forlivese. Una demi-volée di Marsili, veramente un passo di danza . E poi nella confusione qualcuno è riuscito a toccare la palla. Cento totalmente in confusione. Rimette Ferri, 6-0-5 sul cronometro da giocare per Marsili. Oddio, non è proprio il suo territorio. Rimessa, e palla recuperata con il canestro poi di Contento. Ecco, questo è un regalo, Sì, anche se non ho visto Garelli dispiaciuto, perché vede tantissima applicazione. Ancora Giordani non ha se giocato una delle sue famose difese, e qui Rombaldoni Sopra il non aiuto di Benfatto ha un comodo arresto e tiro. Se Rombaldoni può soffrire Bedetti, è anche vero che dall'altra parte la sta spiegando in attacco, Rom? Sì, anche perché non arrivano gli aiuti, e infatti, quindi è per Rombaldoni quei canestri li fa fra 10 anni comodamente, tanto
100 non fa davvero mai canestro, ma proprio mai. No, e poi Forlì è molto più reattiva, rimbalza sulle palle vaganti, anche qui con Ferri che affronta e punta con decisione il canestro e trova il fallo di Caroldi, se non andiamo errati. Lui comunque è il giocatore inquadrato in questo momento. Terzo fallo di squadra per 100 e Caroldi che guarda verso la sua panchina molto molto interrogativo. Adesso si lamenta con gli arbitri, ma onestamente guardo le statistiche, Rom, e vedo 100 che ha il 33% dal campo e ti dico che è per giunta migliorata, perché aveva finito il primo quarto con 5 su 21. Sì, no, ma allora, grandissimi meriti per Forlì, la difesa straordinaria di Forlivesi, però è chiaro che un tiro libero sbagliato di Bedetti, un tiro libero libero sbagliato da Caroldi, un tiro da libero sbagliato da Benfatto non sono cose normali, quindi c'è anche grandi demeriti di 100, poi però dall'altra parte ci sono 32 punti in 15 minuti, che vuol dire chiudere la partita a 90, e come abbiamo sempre detto, una Forlì sopra gli 80 punti non ha mai perso il campionato, mai. Esattamente così. Intanto 1 su 2 di Ferri, che però è già in doppia cifra, è incredibile, in questi 15 minuti ne ha già 10 nel suo bottino personale. Ancora tante difficoltà, si esce con un tiro forzato di Contento, che però, attenzione, questi tiri li mette. Sì, quello è il suo mestiere, più difficili sono e meglio è, però ripeto, non credo che sia che dispiaccia questo tiro qui a brutta roba. Gran rimbalzo e gran canestro. Dicevo, non credo che dispiacciano questi tiri qui a Garelli, perché poi se uno pensa di vincere la partita tirando 8 metri non la vince mai, e le palle vaganti sono tutte dei forlivesi. Assolutamente sì, e questo è un fattore assoluto finora in questo primo tempo di gara 1. Ancora un tiro piazzato, adesso le mani iniziano un po' a scaldarsi. D'Alessandro da 3 punti anche lui, e Cento prova a riavvicinarsi e torna a meno 8 da meno 12. Cento che adesso trova un pochino di ritmo in attacco, brutta scelta questa di Ferri. Cento, lo diciamo per chi non la conoscesse, è una squadra che la vedete giocare così, poi improvvisamente nel terzo quarto si accende ed è capace di dare 20-2 a Forlì, ma non stiamo scherzando, è quel tipo di squadra lì, come magari nel terzo quarto si spegne e prende un parziale di 15-0, è quella roba lì. Assolutamente. Intanto ancora tripla, allora ci ha preso gusto Cento da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Rotondo che poi va a servire Vico, che si è un po' chetato dopo l'avvio fulminante, però qui fa fette la difesa e va a depositare. Beh, insomma, erano fermi come statue i difensori di Cento. Sì, ben fatto, l'ha guardato, letteralmente guardato. Adesso è Bedetti che ha latitato fino adesso in attacco. Ben fatto in uno contro uno molto macchinoso, passi non fischiato, palla persa comunque. Palla persissima di Benfatto, è tripla in libertà che Vico sbaglia, sarebbe stata una mazzata clamorosa sul coppino della squadra di Lupo Giordani, che ora torna in possesso di palla 2:58 dalla fine del quarto, ma sul punteggio di 36-26 con Caroldi che attacca Vico. Caroldi arresta il palleggio, tira, sbaglia, rimbalzo di Benfatto, c'è il fallo di Rotondo che se ne accusa, saranno 2 tiri liberi per il numero 15 che ha giocato a Forlì. Vogliamo anche ricordare nelle stagioni 2007-2008 e 2008-2009. Time out intanto per Garelli, che vuole parlare evidentemente di questa piccola flessione forlivese. Comunque i punti rimangono 10 e sinceramente mi sembra che l'inerzia non sia cambiata. No, assolutamente non è cambiata. Vediamo anche il tabellino che parla di 10 punti per Michele Ferri, un Ferri che ha capitalizzato molto dalla lunetta, ma che sta giocando con una sagacia tattica clamorosa. Ce ne sono 5 per Rotondo, 1 per Pignatti, 4 per Rombaldoni, 11 di Vico, 2 anche per Marsili e 3 di Marco Maria Rigoni. Ma vedere Vico e Ferri a 21 punti in 2 in 17 minuti, mamma mia, pazzesco. È chiaro che adesso ovviamente si possono tutti gli scongiuri del caso, ma vorrei dire che con questo Ferri e con questo Vico a questi livelli qui non vedo come Forlì possa perdere 3, perché qui bisogna valutare se una di queste squadre è in grado di perderne 3 con l'altra. Un incidente di percorso ci potrà essere,
non credo che sarà una serie che durerà solamente tre partite, però oggettivamente Forlì sta giocando ad un livello talmente alto, sono talmente concentrati che veramente mi risulta difficile capire come Forlì ne perda tre. E questo lo dico a 2 minuti e 48 dalla fine del secondo quarto di gara 1. Esatto. Occhio, che qui la frase della settimana non vorrei trovarmela sul coppino. Te la trovi, esatto. Tanto ben fatto in lunetta, segna il primo libero. Lui che non è un grandissimo tiratore dalla linea, finora 2 su 2 in questa partita, e diventa 3 su 3 con 9 punti. È già, e non di poco, il miglior marcatore della squadra di Lupo Giordani. Ora però va a sedersi in panchina e abbassa il quintetto l'ex coach di Ravenna, reinserendo, se non sbaglio, Fontecchi. Sì, sta usando tantissimo la sua panchina Lupo Giordani, non è una novità, e sta facendo tanta panchina ben fatto. Come dicevamo, ovviamente bisogna contare che la serie è lunga, e secondo me ci sarà un certo punto di questa partita che Giordani dovrà capire se puntare a vincere questa o provare a fare il jackpot nella gara 2, perché poi secondo me, poi magari mi sbaglierò, ma fra gara 1 e gara 2 si decide la serie. Obiettivamente molti ragionamenti sono proprio e saranno proprio proiettati sulla lunghezza di questa finale, obiettivamente impronosticabile, sia che si giochi a Forlì sia che si giochi a Cento. Intanto Vico, sempre lui, poi si sistema la ginocchiera, si è sistemato solo la ginocchiera, voi che l'avete guardato, Sì, ha sempre questo atteggiamento di sfiorarsi il ginocchio non è guarito, attenzione, e sicuramente avrà anche qualche antidolorifico in corpo. Poi un argentino che molla sul dolore nei playoff non si è mai visto, gli tolgono il passaporto. No, infatti, intanto infrazione di 24 secondi, con contento che manda tutti a quel paese, e il paese non è Forlì. Palla persa malamente da parte di Cento, e Giordani è lui a sua volta a chiamare time out a brevissima distanza da quello precedentemente chiamato da Gigi Garelli, perché le cose continuano proprio a non andare. E Giordani continua a chiedere ai suoi giocatori: cosa ti ho chiesto, cosa ti ho chiesto? Evidentemente c'è una confusione mentale o una scollatura fra il piano partita e quello che sta facendo i giocatori, piuttosto evidente, perché è ovvio che questo attacco masticato che non porta a niente è al di fuori di tutti gli schemi. E intanto il Palafiera risponde stra presente, altro sintomo che la 2, che molti dicono sia già in tasca, la si vuole guadagnare sul campo. No, assolutamente sì. Intanto ti do una annotazione statistica: per Forlì questo è già il quarto recupero difensivo, quindi palla per palla recuperate da parte dei romagnoli, insomma non è poco in 18 minuti, tenendo conto appunto come questa statistica non vada mai oltre le 6-7 in tutto il match. Forlì ora che ha anche Maggio sul terreno di gioco, dunque Garelli dà respiro a Michele Ferri, si è pronti per ripartire. 2 minuti e 0,5 da giocare, proprio Maggio riceve adesso da Luca Pignatti, difesa su di lui se non sbaglio di Brighi. Intanto Pignatti, ancora Maggio, c'è il movimento e la ricezione adesso di Seba Vico, raddoppiato Vico, però li lascia lì ancora, alza la parabola, gli viene deviata la sfera. Ci saranno 5 secondi per la conclusione dei biancorossi. Brighi, che è un atleta vero, è riuscito a stare in scivolamento con Vico. Brighi che aveva lasciato qualche buon ricordo a Forlì in un momento piuttosto disgraziato. 5 secondi. 5 secondi, vediamo il tiro di Maggio dall'angolo, parabolone altissimo, sfiora solo la retina, la palla l'aveva presa Pignatti, poi non succede niente secondo gli arbitri, recupera Cento, fallo in attacco, sì, fallo in attacco proprio di Brighi, con Vico che non solo segna ma va a fare anche queste giocate difensive incredibili. Ho qualche dubbio su questa fiscata. Forse sì. Anche Giordani, sì. Si era un po' aggiustato Vico, non era esattamente fermo, però io non avrei fiscato niente, sinceramente. Però bene per Forlì. Bene per Forlì, con un pubblico che ora davvero si sente tantissimo, anche qui al Palafiera, non si sente solo al Villa Romiti in gara 5, si può sentire benissimo anche qua. L'errore, ma a rimbalzo, come dicevamo, Forlì è molto più reattiva e conquista con Rotondo, che la rigioca per Vico.
Ora Vico costruisce l'azione, palleggia resta il tiro dopo il blocco di Rotondo. Beh, si sente tutto, ma Folli recupera ancora? Vediamo? Sì, sì, stando al pugnetto di Rotondo, sì, ma anche stando all'indicazione dell'arbitri. Opera Rotondo. Come è diventato? Cosa pazzesco, pazzesca Forlì, pazzesca l'applicazione difensiva della squadra e incredibile che Cento non vada a recuperare i palloni. Cioè ci sono state delle situazioni in cui i giocatori di coach Giordani guardano e sappiamo bene lo stile del coach, non è esattamente riconoscibile quest'oggi. Tanto Vico slalom gigante fra i coloro che guardano, guardano anche Pederzini, massimo vantaggio per Forlì. Nel primo canestro di Pederzini, guarda caso, su rimbalzo d'attacco, 41-28. Questo è un buon tiro, in effetti lo mette a segno Fontecchio. Fontecchio tra i migliori, tra i più positivi. Sicuramente il migliore, è stato un po' assente tutto l'attacco di Cento, tanto adesso Forlì entra davvero tutto, 43 punti segnati. In un primo tempo, in una gara 1 di finale, è un segnale tremendo per Cento e di grande forza per Forlì. Un fallo un po', anzi parecchio gratuito. Sì, Di Maggio che è generoso ma tante volte un po' eccede, anche perché qui il bonus era già esaurito e questo è un fallo che si poteva e si doveva evitare sul 43-30. Più 13, ma sbaglia il primo libro De Martini. De Martini che era stato grande protagonista della vittoria di Cento a Forlì nel girone di ritorno. Sì, e credo che adesso ovviamente Giordani non veda l'ora di entrare negli spogliatoi per provare a cambiare il volto di questa partita, perché è evidente che così questa partita non la vinci mai. Grande recupero di Maggio, Forlì all'ultima palla di questo quarto. Esattamente, mancano 16 secondi per il tiro, la gestisce Sebastian Vico, palleggio insistito di Vico, cambio di mano, ancora fino in fondo, ci arriva fino in fondo, 3 secondi, segna Vico, 2 secondi, preghiera da metà campo, no, non se ne accorge neanche Brighi, un brutto segnale anche questo per andare a riposo per Giordani. Terribile. Una bruttissima Cento, una straordinaria Forlì che sta dominando questa gara 1. E si va a riposo sul 45-31, a risentirci. Gentili telespettatori, ben ritrovati, secondo tempo di questa gara 1 della finalissima del girone B, girone A, scusatemi, del campionato di Serie B tra Pallacanestro 2.015 Forlì e Benedetto 14esimo Cento, 45-31 dice il punteggio dopo i primi 20 minuti di gioco. Rom totalmente dominati per intensità, lucidità da parte della squadra di Gigi Garelli. Cento spazzata via, non c'è stata partita assolutamente, Forlì l'ha presa in mano già a metà primo quarto, poi non l'ha mollata più. Vico straordinario, Ferri incredibile, una difesa che ha letteralmente massacrato Cento, che non ha trovato mai, ma davvero mai, un canestro comodo. Adesso ci attendono le contromosse di Giordani. Parlavo durante la metà partita con una persona che ha visto tre su quattro delle partite con Piacenza e mi diceva che Cento non è assolutamente quella vista nei primi due quarti. Adesso vedremo se arriva al Palafiera la vera Cento. Intanto quella che abbiamo visto è quella che è stata massacrata da Forlì, che ha segnato 45 punti, che per una gara 1 di finale sono tantissimi. Eh sì, ma neanche concessi solo 31, con percentuali di Cento veramente pessime, soprattutto in uomini chiave. Rom, contavo il trio Bedetti, Contento e Caroldi, è 4 su 14. E già il primo attacco di Cento è un dramma, con Arrigoni che rischia la palla persa, anzi è palla persa, poi recuperata da Contento. Diciamo non esattamente il segnale che si aspetta coach Lupo Giordani, e voilà, il primo contropiede di Forlì. Esatto, Forlì prova anche a correre fin dall'inizio, poi rientra la difesa di Cento, c'è Ferri che aspetta il rimorchio di Paolo Rotondi. Di Paolo Rotondo, scusatemi, Rotondo appoggia con una facilità che a inizio secondo tempo Giordani non può accettare. No, non c'è partita, veramente non c'è gara. Sembra, forse di considerazione, che Cento l'abbia data per persa.
vedremo il dipanarsi di questa ripresa, però Forlì ha più 16, eh? 47-31, ora c'è il tiro da tre punti e Caroldi trova il primo acuto del suo match con il canestro pesante. Anche questo è un canestro che a Garelli non dispiace, arriva dopo 21 secondi di niente, un canestro forzato, ma come fai a vincere una partita così? Adesso ben fatto, guarda, letteralmente guarda Rotondo, che oh, non sarà Karim Abdul-Jabbar, ma da 3 metri da libero segna. Karim Abdul-Rotondo a oggi 9 punti, più di quanti ne abbia ben fatto in questo match. Palleggio dietro la schiena per Contento, che poi va da Caroldi, palla ancora perimetrale ma con poche idee per Cento. Benedetti deve buttarsi nel nulla, palla persa persissima da parte della Benedetto XIV, che ora è anche un po' smarrita difensivamente. Vedete come Caroldi non sappia dove stia Ferri, poi sbaglia il tiro, ma gira la testa un po' in difesa Cento, con buon fatto che sta guardando questa partita, dovrebbe essere lo spauracchio forlivese e sta guardando sia in attacco che in difesa in maniera piuttosto inquietante, direi, per Forlì. Adesso Cento trova 2 punti che sono ossigeno, ma mi sembra che la matassa sia particolarmente difficile da dipanare. Canestro di Fontecchio, 8° punto, resta uno dei migliori obiettivamente. Intanto Pederfini zona. Zona assolutamente, ci prova subito da 3 punti sbagliando, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Arrigoni, in beata solitudine Arrigoni deposita. Boh. Sono con Lupo Giordani che guarda trasecolato, grandi meriti di Forlì, però insomma il tap-in in solitaria di Arrigoni, infatti, direi che è demerito di Cento. No, totalmente demerito di Cento. Ora Contento prende una delle sue triple, la sbaglia, la palla danza sul ferro, ci sono 3 uomini in maglia bianca a solo uomini in maglia bianca su questo pallone. Ferri ancora a slalomeggiare, poi in angolo Pederzini, pallone pigro, poi alla fine Forlì lo tiene in mano, libertà per Vico dall'angolo, secondo ferro, ancora Arrigoni la tiene nuovamente in campo, Vico appoggia al vetro ed esplode il palafiera. Ma non c'è gara, assolutamente non c'è gara, non solo non c'è gara dal punto di vista tecnico, che mi pare piuttosto evidente, ma non c'è assolutamente gara dal punto di vista emotivo. C'è una squadra in campo ed una sola, e quella è Forlì. Lo dice il punteggio, 53 a 36, dopo 3 minuti e 13 secondi del secondo tempo. Ancora il tiro dalla lunga distanza, però questo tiro ce l'hanno, questo tiro ce l'ha soprattutto il ragazzo qui inquadrato, Marco Contento, 51-39, attenzione a non farlo mettere in fiducia, in ritmo, lui può recuperare tanto in poco tempo. Intanto il Rotondo, adesso a lui entra qualsiasi cosa. Sì, con ben fatto comunque continua a guardare. Sì, certo. Cioè, questa è una difesa totalmente inaccettabile per una finale, a braccia basse, battuto da un calcetto di mano sinistra, fatto bene. Forlì ha più 16 e oso dire quasi gli sta stretto, perché questa è una partita che dovrebbe essere sopra di 30, se non fosse per un paio di bombe forzate di 100 davvero sarebbe uno scarto imbarazzante fra due squadre che sono arrivate, una seconda e una terza in campionato. In questo momento Giordani credo che seduto in panchina, è seduto e non è da lui, avere un ben fatto così in campo è quasi controproducente. Intanto Contento va a fare sportellata, alla fine trova il canestro e mi sembra che sia l'unico che in questa ripresa abbia voglia davvero di far vedere qualcosa. Intanto Ferri, c'è il fallo di Caroldi. Caroldi in grandissima difficoltà contro il playmaker forlivese, ma in difficoltà da inizio partita. Anche perché si parte con questo blocco alto su cui Caroldi non ha mai un aiuto e quindi prova a passare in mezzo al blocco, e quando passa in mezzo al blocco ovviamente gli spazi sono quelli che sono. Ferri lo fa vedere molto bene ed è fallo. Un fallo di squadra. Adesso arriva squadra. Il blocco, ben fatto, fa finta ad aiutare. La fortuna di Cento è che il passaggio è sbagliato, perché sono solo altri 2 punti in sottomano per Rotondo. Esatto, forse Rotondo non se l'aspettava neanche. Intanto fermato fallosamente Marco Contento da parte di Sebavico. Nessun problema di falli in questo momento per Forlì, per Vico è solo il primo. L'unica ad aver 2 falli, mi sembra, anzi no, sono 2 giocatori con 2 falli, sono Marsili e Pederzini per la formazione
biancorossa. 5 minuti e 50 da giocare in un terzo quarto che non ha visto minimamente cambiare l'inerzia del match, tutta in mano forlivese. Intanto inquadratura per gli Ultras, 1997, gruppo Caos di Forlì, davvero loro assolutamente incommiabile. Una bella curva a vederla, Rom, bella, sì, bella. Bella curva, bel palazzetto che ha sostenuto fin dall'inizio questa Forlì, una Forlì che oggettivamente per come sta giocando merita ampiamente di essere sostenuta. È un accento che in questo momento deve trovare qualcosa offensivamente. Iniziativa singola di Bedetti e Cento, non dico che vede la luce, ma almeno un meno 12. Forse Lupo Giordani ha in mente intanto Pederzini da due. Giordani ha in mente il mantra di Peterson che dice: se il tuo punteggio è inferiore, il tuo disavanzo è inferiore dei minuti esatto, che devi giocare, ancora c'è una partita. Tanto Bedetti prova lui con il suo uno contro uno, la sua capacità di attaccare il ferro a creare qualcosa, poi però si deve ritornare da contento. Buon pallone per Benfatto che però non riesce a trovare spazio per il tiro, è costretto a uscire di nuovo. Il tiro invece se lo prende Bedetti, ma non è quello il tiro che preferisce, lo sbaglia. Ferri per Vico, pallone che ballonzola, colpisce più tibie che palmi delle mani, alla fine palla persa però dall'altra parte in qualche modo se non sbaglio. Contento? Bedetti, scusate, mi trovi due punti. Anche Bedetti piuttosto assente in attacco fino a questo momento, ha trovato due punti di agonismo. Pederzini lo punta offensivamente. Questa è una grande difesa di Cento, un grande ritorno difensivo. Poi Caroldi ci mette la faccia e la palla rimane a Forlì. Continua a ripescare dalla panchina, a mischiare carte, a mischiare difese Lupo Giordani. Intanto esce l'assoluto MVP della partita, Sebastian Vico, e rientra Bonaccini. In questo momento Forlì forse ha bisogno di ritornare a far girare la chiave nella serratura in difesa, quindi cambio che anch'io mi sento di condividere per un momento, anche perché insomma non è che abbia 35 minuti nelle gambe Vico. E poi se Bonaccini esordisce così contro il nulla rimbalzo di Cento, bene. Atleta Bonaccini, ma siamo al secondo tappino in solitaria, esatto, in tre minuti. Esatto, assolutamente. Di nuovo, oddio, a più 14, erroraccio, rimbalzo di Bonaccini stesso, però a rimbalzo c'è solo Forlì, sta dominando letteralmente, ed era temuta invece la lotta a rimbalzo in considerazione dell'atletismo di Cento e anche della presenza di Benfatto. Pederzini rotondo a quel tiro, lo può prendere, lo sbaglia in questo caso, rimbalzo solitario di Bedetti, prova a spingere il contropiede contento da solo contro tutti. Forlì però rientra benissimo in difesa, lo contiene e si è costretto a ripartire da Bedetti. C'è un giocatore forlivese che vola a terra, non ho visto quello che sia successo, antisportivo netto, sì, su Benfatto, dopo che era volato a terra un giocatore forlivese. Brutto questo fallo di Arrigoni. Sì. Poco intelligente. Intanto Garelli rischia il tecnico. Non lo prenderei io se fossi in Garelli. Non no, mi sembra il momento io giusto della partita, perché rimettere in ritmo 100 è un secondo. Garelli insiste con gli arbitri, molto pazienti in questo caso. Sì. Diciamo che la Monica a questo punto sarebbe già partito. Ha voglia. Sì. Intanto però sono due tiri liberi per Benfatto più la palla per Cento. Continua Garelli la sua protesta, anche rotondo, e il pubblico si scaglia con Benfatto. Non so esattamente in precedenza cosa fosse accaduto. Una sbracciata sul, tanto Benfatto provoca il pubblico forlivese, una sbracciata su un giocatore di Forlì, o almeno questa è la versione forlivese non vista dagli arbitri. Poi Arrigoni si è aggrappato sopra la linea delle spalle, e quello solitamente è un fallo antisportivo automatico. Tanto volano palle di carta in campo, non si può, con multa annessa direi. Certo, sicuramente continuano a volare. Un po' di calma, Forlì sempre in vantaggio di 14. Rumore assordante con Benfatto che va lunghissimo. Ma lungo, Sì, anche se questa pausa non è salutare. No, non succede, non niente. Lo è mai. Per la squadra che ha fiducia a ritmo. Poi Benfatto alza anche il dito dopo il secondo libero segnato. Ma sì, dai, ma sì. Continuiamo in questa
battaglia tra ben fatto e il pubblico. È un po' una pantomima, perché oggettivamente ma sì che lo è. Mi sembra che ci fosse stato niente di particolare fra ben fatto e Forlì. Ha iniziato questa guerra e vuol portarla fino in fondo, poi però a giocare dentro un palafiera così bisogna essere capaci. Ah, certo. Caro amico ben fatto. Eh sì. 5-9-4-6, 3 minuti e 35 secondi da giocare alla fine del terzo quarto. Forlì ora in difesa contro proprio Benfatto. Benfatto battaglia con Rotondo, Rotondo cade a terra e fallo di Benfatto, fatto vedere in maniera sublime dal punto di vista dell'Actor Studio di Rotondo. Vabbè. Sì, ma l'aspettava anche l'usciere del palafiera sto fallo qua. Eh sì. Palla ben fatto, comincia a fare a cornate, cosa vuoi che ti fischino? Fatto sta che da questo antisportivo Cento prende un punto e basta, buttando un punto è un fallo di ben fatto, fatto, buttando alle ortiche una piccolissima occasione, ma ripeto, mi pare che Forlì quest'oggi sia il modello on. Assolutamente sì. Secondo fallo di ben fatto. Palla che gira. Serve Rotondo, marcato da Fontecchio. Rotondo potrebbe provare a giocare con Fontecchio in uno contro uno, lo fa e infatti realizza 13 punti. Beh, che bel Rotondo però, è oggi molto più sicuro di sé del solito. Per il momento è co-MVP insieme a Vico, grandissimo sì. Rotondo, ma soprattutto perché non sta soffrendo minimamente né ben fatto né Fontecchio. E intanto Cento spegne letteralmente la luce e mi sa che si becca anche un fallo tecnico. No, contento, viene richiamato per ora verbalmente dagli arbitri, i compagni lo tengono fermo, nella fattispecie Andreaus. Gli arbitri poi vogliono contento, quindi Andreaus lascialo andare, anche perché non mi sembra intenzionato dagli tecnico. Infatti vedete, lo catechizza. Mazza, paziente sta arbitro. Sì, sì, davvero. Time out intanto, mezzo tempo ce n'è andato con le proteste. Sì, avverte tutti che non tollera queste proteste. Zen, direi. Arbitro zen. Ha letto i libri i pensieri di Osho prima di venire qui al Palafiera, che vanno tanto di moda su Facebook. L'arbitro Ramilli, che in questo momento sta giustamente vivendo a Santo Domingo, se la gode, avrebbe fischiato 7 tecnici in 14 secondi. Intanto che direi che la partita sta scivolando via dentro un dominio forlivese che a mio parere era totalmente impronosticabile. Un po' di cifre, Rotondo al di là del 6 su 11 è di grande sostanza la sua partita, 13 punti è secondo miglior marcatore dietro i 18 scusatemi di Sebavico, poi in doppia cifra anche Michele Ferri con 10 punti dall'altra parte. Doppia cifra solo per Benfatto 10 e Contento 10. Contento che, a parte questa palla persa abbastanza suicida, era stato tra quelli che meglio avevano interpretato l'avvio di ripresa, però anche lui oggi davvero non si è mai acceso, almeno con la costanza di cui è abitualmente capace. Altro fallo di Andreaus, ecco uno invece che è spento dall'inizio di questo match per Andreaus e per Cento, scusatemi, il terzo fallo per Andreaus, il secondo. Insomma, adesso veramente viene difficile capire dove possa mai poter cambiare l'inerzia di questa sfida Cento, e semmai a questo punto vorrà veramente farlo per non concentrarsi eventualmente sulla gara di mercoledì. Intanto Bonaccini va a prendersi la stoppata, ma gliene incoglie, anche perché ricordiamolo, fu stoppato da Benfatto proprio nel finale della partita di ritorno, ma c'è il recuperone dello stesso, l'appoggio, il fallo. Oh, a Bonaccini però, cuore, infatti Arrigoni si va a complimentare con lui. L'unica maniera per cui Cento, secondo me questa partita non rientra mai, l'unica potrebbe essere che Forlì improvvisamente spegne la luce, la dà per vinta e smette di giocare. Ma non c'è, in questo momento secondo me non c'è una sola contromossa che Cento possa fare per entrare in questa partita. Può entrare in questa partita solo per demeriti forlivesi. Eh sì, dominio in questa gara 1 totale di Forlì, 61-46, al di là del più 15 proprio in tutto e per tutto, a rimbalzo, nelle palle vaganti, in difesa, nell'atteggiamento. Forlì si è fatta preferire davvero, una squadra con una
volontà oggi di azzannare, di prendere alla gola questa finale che ci fa davvero ben sperare. 2 su 2 intanto per Bonaccini. E tra l'altro, altra nota strapositiva, al di là della grandissima prova di Vico, dell'eccellente rotondo di un grande Ferri, Garelli ha avuto tanto da tutti. Tutti quelli che hanno messo piede in campo hanno portato il loro grande mattone, e questo per una serie lunga come potrebbe essere, ma visto questa partita potrebbe anche non essere, direi che per Garelli è un plus. Guardate che difesa che in questo momento sta facendo Forlì, cioè non c'è storia, non c'è gara. No, vedete, deve sempre rimbalzare indietro come una pallina contro un muro. In questo caso però c'è un pallone telefonatissimo recuperato da Contento, prova a fermarlo fallosamente, Bonaccini non ci riesce, si va col tiro in angolo, deviato, stoppato, mamma mia che difficoltà c'entro anche in queste circostanze, dove potrebbe avere diciamo una piccola rottura positiva. Forlì in difesa rimette tutte le cose a posto immediatamente. Rombaldoni, tenere vivo il palleggio, giocare con Marsili, anzi con Rotondo, scusate, sì, Marsili in panchina adesso, con Rotondo terminato. E la cosa pazzesca è che Forlì sta facendo tutto questo con Vico in panchina. Esatto. Quindi, oltre a tutto, Garelli si può permettere il lusso di far riposare Vico. Beh, ragazzi, più di così, cosa vuole Garelli stasera? Più di così. No, infatti. Rotondo in lunetta per allungare ancora, per mettere Altofino anche nel suo tabellino personale. Rotondo segna. Siamo a 14 per lui. Seratona per Paolo Rotondo, che ha stravinto il duello con Michele Benfatto, poi sbaglia il secondo libero, il rimbalzo di Fontecchio. 6-4, 4-6, questo è il massimo vantaggio. 1-22, 1-21 adesso, ancora vedete, Forlì è su ogni primo passo, è su ogni direttrice di passaggio, con Rombaldoni si permette il lusso persino di stoppare Brighi, e Brighi poi lo va a fermare fallosamente. No. Rombaldoni che tiene 4 scivolamenti con Brighi e poi lo stoppa. Ragazzi, si vede che un bagno termale a Montecatini toccherà farlo, sì anch'io volentieri, Qui siamo a Cocoon, altro che Montecatini, questo è Cocoon assolutamente. Sento nel pallone totalmente, ma qui siamo al meno 20. Mentre tutte le altre gare 1, Rom, tutte abbastanza tirate, vinte da chi era favorito sulla carta e quindi giocava in casa la prima sfida, però tutte con punteggi che non hanno mai superato la doppia cifra. Forlì sarebbe quella, se così sarà, che avrebbe messo una impronta importante rispetto alle altre. Sì, tra l'altro la gara di Roma, deciso da un altro giovanotto che si chiama Righetti, ecco, Righetti e Rombaldoni da qualche parte si sono incontrati e mi pare che siano andate anche piuttosto bene. Più 20 con Rombaldoni, anche lui molto bene, molto più di quello che ci si potesse attendere nella difficoltà di tenere gente con più gamba di lui. Invece il buon vecchio Romba, questi finali e anche in gara 5 con Valsesia, davvero tanto di cappello. Tanto è rientrato Caroldi sul terreno di gioco, ancora Bedetti, ancora a provare a fronteggiare il canestro, ma la difesa forlivese non gli lascia spazio, neanche come se fosse una cruna di un ago. Poi c'è il rimbalzone ancora di Rotondo e Forlì che prova anche a distendersi in transizione col pallone sotto di Rombaldoni per Pederzini, su cui cala il braccione di Contento, non c'è fallo, però c'è rimessa per i biancorossi. Ultimi 41 secondi di questo terzo quarto, in angolo per Bonaccini va dentro, cambia lato per Pederzini prende stavolta il fallo, ed è un fallo che lo porterà nuovamente in lunetta, perché in questo finale di terzo quarto 100 è crollata. Quarto di Andreause. E adesso Giordani deve ovviamente pensare a gara 2 e mica facile resettare una situazione del genere, così come in un certo senso tenere per Garelli
la testa dei giocatori, giusto, su un impegno che improvvisamente qualcuno potrebbe anche sottovalutare, perché ragazzi è chiaro che adesso nei giocatori di Forlì anche inconsciamente girano la testa, ma allora tutta sta 100 è tutta qui, perché se è tutta qui ragazzi altro che 3-2 è difficile, qui è un 3-0. Grandissimi applausi strameritati per Paolo Rotondo. Sì, però ricordiamoci anche la Serie A ce lo insegna, la serie ad esempio tra Avellino e Reggio Emilia, come le partite possono decidersi di 20 punti di scarto l'una dall'altra, poi dopo nella gara dopo cambia tutto, quindi attenzione. 25 secondi alla fine del terzo quarto, Fontecchio prende il tiro piazzato frontale, lo sbaglia ancora, 100 è spenta completamente. Intanto è rientrato Pignatti sul terreno di gioco, l'ultimo tiro ce l'avranno i biancorossi, che possono andare fino in fondo. C'è anche Marsili in questo momento in campo, Rombaldoni con Marsili che è pronto a piazzare il blocco. Rombaldoni lascia lì la palla per Bonaccini, Bonaccini li passa tutti, slalom speciale di Bonaccini e non c'è più tempo neanche per la preghiera. Forlì chiude volando, volando, e va sul 69-46. Piccola pausa e rientriamo. Ritorniamo in campo sul 69-46, mancano solo 10 minuti da giocare in questa gara 1. Romolo, a voi la curiosità, l'antisportivo di Arrigoni su Benfatto era sul 59-45, Benfatto fa il tiro libero, poi negli ultimi 4 minuti 100 non segna mai, è un parziale di 10-1. 100 ha staccato totalmente la spina, ha abbandonato questa partita. Adesso Lupo Giordani tenta una difesa a zona, Benfatto peggiora la sua situazione. Benfatto, io se fossi in Giordani, oltre al meno 20, oltre a tutto quello che non c'è in questa partita, è il linguaggio del corpo di Benfatto che è terribile, sì, terribile. Sì, sì, assolutamente. Intanto addirittura c'è il gladiatore Lunetta, aspettiamo, va bene, dai Valerione, facci un gol Valerio, facci un gol dalla Lunetta, e ce lo fa Valerio Marsili. 70-46, bene così, anche Valerio Marsili 3 punti, il suo l'ha fatto Marsili. L'ultimo quarto di una gara 1 rischia di trasformarsi in un enorme garbage time. Adesso Giordani credo che sperimenti qualche zona in vista di gara 2, c'è una zone press che non aveva tirato fuori durante il corso della partita. Sì. Garelli lascerà gloria, immagino, ai suoi panchinari, fra un po' rivedremo Maggio nelle rotazioni, ma voglio dire, chi sano di mente si aspettava un meno 22 a inizio ultimo quarto? Credo nessuno. Sì, ci mancherebbe. Meno 22, ma era stato anche meno 24 con il tiro libero di Valerione Marsili. Ora Rombaldoni in angolo, cambiato lato Pignatti, questo è un tiro comodissimo per Pigna che infatti lo segna, ha ammainato le vele per così dire, 100, e adesso attende solo di capire dove eventualmente può trovare qualche iniezione, non tanto sul, dal punto di vista del punteggio, ma dal punto di vista dell'inerzia, un'azione, un contatto, un qualcosa che la rimetta psicologicamente in gara per la seconda sfida che si giocherà qui martedì. Intanto Benfatto cerca di farsi giustizia sommaria in mezzo all'area, non capisco questa cosa cosa serva in questo momento della partita, però Lupo Giordani continua a tenerlo in campo, forse anche qui sfruttando il vecchio detto di un coach americano che diceva, questa, dico in maniera pulita, questa cacca l'hai fatta te e te la giochi fino alla fine. Eh sì, terzo fallo intanto di Marsili, che fa cenni comunque di è tutto a posto con i propri compagni di squadra. Beh, ovvio, anche se gli dai, se lo sbatti contro una sequoia Marsili, sì, dici tutto bene, intanto sta menando Benfatto come se non ci fosse un domani. Esatto, Bedetti si sta mettendo un po' a macinare punti, ma a partita ampiamente
decisa. Secondo me questo è il decimo punto, non l'ottavo come dice il nostro speaker Francesco Bombardi. Comunque la palla gira ora perimetralmente per Folli con Marsili che va da Pignatti, tiro in fotocopia quello di prima, sbaglia Pigna, rimbalzo toccato da Pederfini, preso da Marsili, quinto punto di Marsili che oggi se la ride e se la gode. Sì, giustamente, giustamente. Valerione, re dei selfie coi tifosi, e questa sera per me batterà il record. Intanto fallo di Pignatti. Sì, stavo guardando altrove. Fallo di Pignatti. Anzi no, Marsili, Marsili. Garelli protesta con la faccia di chi non ci crede, sì, perché dai, si stanno picchiando. Quarto fallo di Marsili, che credo voglia giocarsi anche il quinto. Ecco qua Maggio, esce un applaudito a Pederstini che ha lanciato anche lui grandi segnali, ma ripeto, stasera davvero davvero tutti bene. Cento non riesce neanche a fare la rimessa, eh no, palla quasi persa, poi alla fine, oddio, ecco, no, palla persa, palla persa, eh sì, palla persa di ben fatto, che applaude anche gli arbitri, ma ben fatto. Schiena curva, torna mestamente verso la metà campo, qualche applausino del giovane Locci, anche gli ex Ravenna come Lupo Giordani, mentre no, mentre Garelli dice ancora qualcosa agli arbitri, perché? Sì, è Marsili non contento di averlo picchiato come non ci fosse un domani, sussurra alle orecchie anche qualcosa ben fatto, cioè non è contento, vuole di più, vuole esagerare, andare oltre. Maggio per Luca Pignatti, si cambia, si va da Rombaldoni, rifiuta il tiro Maggio, va in angolo per Bonaccini che mette un piede fuori. Sì, rifiuta il tiro Maggio, sta nell'eccezionalità della serata, rifiuta il tiro Maggio, pensavo di non doverlo sentire durante questa stagione, ma questa grande serata ci regala anche questa perla. Tanto De Martini di nuovo in campo al posto di un Caroldi obiettivamente stra assente, ma non è il solo, poi fallo di quelli che non lasciano spazio ad alcunché se non all'andare in lunetta. Fallo di Roberto Maggio, che anche egli si deve dare due roncolate e non si tira indietro, Secondo per Maggio, sempre più 24, 7 minuti e 27 secondi di attesa di mercoledì. Rom, di fatto è così. Sì, sì, è un enorme garbage time. Il giocatore adesso di 100 cercano di sfogare un po' le loro frustrazioni. È una serie estremamente compressa perché dopo domani si gioca ancora, quindi davvero le tossine saranno tutte da smaltire. Non so se i ragazzi di Lupo Giordani rientrino a 100 o staranno qui a Forlì durante la serata, però è chiaro che bisogna per entrambe le formazioni resettare. Poi lo ripetiamo, se questa è Forlì, con tutto il grande rispetto che ho per 100, ma non ce n'è per nessuno, e forse non solo per 100, non ce n'è per nessuno in generale. Qui sono 10 giocatori di alto livello per la categoria che quest'oggi hanno giocato da grande squadra. 100 ci prova con la zone press, come hai fatto notare anche in precedenza. Tiro per Maggio, c'è il fallo su Maggio, sì 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 sì, fallo su Maggio. Che Maggio ne rifiuti due, No, è impossibile, assolutamente. Poi dall'angolo, è un po' il suo tiro, quello dall'angolo. Maggio andrà in lunetta. È entrato, se non sbaglio, anche è entrato Locci intanto per 100. Sì, esatto, sì, è entrato Locci. 100 è stata talmente brutta questa sera che è davvero sospetta, perché Bedetti, Caroldi, ben fatto Andrea Haus, poco da tutti, cioè non c'è un giocatore forse contento in qualche lampo, ma non c'è un giocatore di 100 che abbia giocato ai suoi livelli. No, no, assolutamente. Poi il primo tempo di contento è estremamente negativo, sì. Rom, quindi non essersi acceso lui subito obiettivamente ha anche condizionato il resto della partita. Primi due punti anche per Maggio, insomma tutti i giocatori forlivesi sono andati a referto questa sera, anche con Maggio, altra tripla sbagliata non di poco. Pignatti prende il rimbalzo con una mano, poi lancia Rombaldoni, il fallo è di quelli che
sono anche abbastanza duri. Rombaldoni infatti guarda anche un po' malignamente l'arbitro, il fallo di Contento se non sbaglio. Contento esce, non è il quinto, è il quarto. Intanto guardo la camicia e la cravatta di Lupo Giordani, andate, provatissime. Andate, beh, già modo se la Jacker si è rimasta sì, su. Sì, sì. Questo è già importante per il proseguo della contesa. Facce piuttosto e giustamente abbacchiate in panchina, nella panchina centese, invece le facce delle tigri in quella forlivese. Arriva una gara 2 dopodomani che deciderà tantissimo, perché poi se Forlì dovesse portarsi sul 2-0, beh, una Forlì che ne perde 3 consecutive davvero sarebbe impronosticabile. Assolutamente, 7-7-5-2, insomma il massimo vantaggio aumenta ancora con questo libero di Rodolfo Rombaldoni. Mancano 6 minuti e 37. Rom guardando un po' la gara di mercoledì, intanto Marsili va a parlare con Garelli. Possibile vedere un accento difensivamente schierato a zona come ha provato a fare in quest'ultimo periodo fin dall'inizio, comunque variare molto di più lo spartito difensivo. Dall'altra parte credo che dovrà cercare di variare anche più il gioco rispetto a quello che ha fatto nel primo tempo, ovvero meno ben fatto dipendenza. Sembrava un po' la follia delle prime gare di Convalsesi all'accento del primo tempo. Chiaramente deve trovare un rimedio in attacco, perché subire 90 punti al Palafiera non vince nessuno, neanche Udine, neanche squadre magari più quotate sui pronostici. Quindi deve trovare una quadratura difensiva e poi trovare qualche soluzione in attacco. Però come abbiamo detto, qui il problema è innanzitutto emotivo, ovvero c'è una squadra che c'è e un'altra che non c'è, e poi adesso ci vuole anche un tocco di magia, perché cambiare tutto questo in nemmeno 48 ore, duretta è la situazione. Assolutamente, ma poi c'è una curiosità statistica, Riccardo, che ti voglio anche ricordare, che Forlì per la prima volta riesce a vincere, anzi a dominare questa partita qui, anche se vedete Pignatti sbaglia, ma poi c'è il rimbalzo offensivo di Marsili, vabbè, palla poi persa e c'è la schiacciata con tanto di aggrappata di Brighi, cose che fare prima di una gara 2 al Palafiera forse meglio di no, soprattutto meno 20. Esatto. No, ti dicevo, Forlì non ha avuto bisogno neanche del tiro pesante, perché siamo ancora a 3 su 12 da 3 punti, quindi 25%. Continuiamo a tirar male da fuori, però dominiamo una partita come questa. La quantità di sottomani, di tap-in e di canestri facili è stata imbarazzante per una squadra che nei lunghi nell'atletismo dovrebbe fare la sua forza come 100. Time out Giordani, che credo che stia già iniziando a lavorare per gara 2. Sì, vediamo che disegna sulla sua lavagnetta. Intanto Garelli parla con Michele Ferri, che starà probabilmente per rientrare sul terreno di gioco. Solo Pignatti e Bonaccini del quintetto di partenza erano in questo momento sul parquet. Pubblico davvero invisibilio, quello del Palafiera. Non so se ci hanno già comunicato le unità presenti. Sì, 3209 spettatori, 3209. Tanti, contando che ne sono 200 da 100, sono 3000 forlivesi, un pubblico che è da Serie A, ma questo non lo scopriamo oggi. È un pubblico che ha risposto presente un lunedì sera al Palafiera e che si è stretto intorno a questa squadra, la squadra direi che l'ha piuttosto sentito. Sono spariti, o è sparito colui, ovvero Benfatto, che ha provato a battagliare contro questa bolgia. Eh sì, alla fine, dopo averlo tenuto anche pervicacemente, tra virgolette, in campo Lupo Giordani, ha detto vabbè, dai, adesso guarda un po' di partita, pensa un po' a come cambiare modus operandi in vista della gara che per noi che commentiamo adesso è dopo domani. Intanto Maggio 2 su 2, quarto punto anche per lui. Ci sono cori dei tifosi centesi che ci rimandano anche loro alla seconda sfida. 221 è il dato ufficiale
dei presenti di fede emiliana. Cento che da tanti anni che ci prova a salire di categoria, ha avuto anche delle stagioni in cui il campionato l'ha vinto per poi essere eliminato al primo turno. Quest'anno ha programmato davvero con oculatezza, con una squadra che obiettivamente sulla carta non avrebbe punti deboli e che si è rinforzata estremamente con l'arrivo di Bedetti. Forse aveva sbagliato l'allenatore all'inizio, perché sì, anche se vi permetto di dire, l'arrivo di Giordani ha portato quadratura risultati. Intanto una sbracciata duro colpo, una sbracciata di Ferri su Brighi, su Brighi, mi sembra Brighi, che torna in panchina. Eh sì, sanguinante, nemmeno poco. Se non si è rotto il naso, ci manca poco. No, vediamo. Sì. Brutte immagini queste qui. Perché Ferri ha sbracciato in maniera involontaria, lui l'ha presa proprio sul naso, sul setto nasale. E sono le classiche cose che solitamente presuppongono un infortunio piuttosto serio. Poi Ferri ha subito anche un contatto e quindi adesso andrà in lunetta per due tiri liberi. Due liberi di Ferri, mentre le tifoserie battibeccano, ricordiamo divise aspramente da rivalità sia per i trascorsi in Serie B di entrambi, sia per il fatto che Cento ha gemellata con la Fortitudo Bologna, e capite da soli quali siano i motivi, diciamo, del contendere. Ferri 12 con questi due tiri liberi, Forlì che è stata anche molto precisa dalla lunetta, 5 minuti e 5 secondi adesso alla fine del match con De Martini. Nessuno però, De Martini in questa azione nella controprova, è riuscito a battere uno contro uno un avversario forlivese sul primo palleggio. Caroldi mette una bomba che non fa altro che aumentare i rammarichi di Lupo Giordani, che non ha avuto, pochissimo proprio da Caroldi. Adesso vedete, recupera un pallone, Forlì ovviamente alza un pochettino le mani dal manubrio, ma nulla cambia in termini di risultato. Adesso ancora più Lupo 20, Giordani sta provando una zona che credo che vedremo anche in gara 2. 3-2, molto adattata, una zona che cambia fronte spesso e volentieri. Maggio va in angolo, il tiro di Ferri, Ferri segna anche lui da tre punti, rende pan per focaccia a Caroldi, 15 punti per l'ennesimo Ferri sontuoso di questi playoff. Se Forlì è qui lo deve tantissimo, se non esclusivamente proprio a Ferri, visto che poi è stato Ferri che ha tolto le castagne in quel di Valsesia, perché non scordiamoci che Forlì poche ore fa, non dico pochi giorni, poche ore fa era morta a inizio gara 4 di Valsesia ed era morta a inizio gara 5 sotto di 11. Ecco, vedere quella Forlì dominare quest'oggi 100 è davvero un viatico straordinario per quello che sarà il futuro molto prossimo della truppa di Garelli. C'è Locci in lunetta, Locci fa 2 su 2 con dei capelli Paso che, oh beh, che io amo quei capelli, una meraviglia. Sì. Io invidio per chiari motivi però insomma questi capelli afro sono meravigliosi. Sì. Ancora zona sempre per Lupo Giordani, ancora possibilità di Ferri da casa sua. Vabbè, Ferri è in uno stato di grazia assoluto, 18 punti. E adesso la sconfitta è pesantissima, perché anche quando Forlì ha giochicchiato, continua a far canestro, continua a sparacchiare 100. Mamma mia, che differenza quest'oggi. Sì, è qui Bonaccini. Va a chiudere in sottomano rovesciato, ottavo punto anche di un ottimo Bonaccini. Niente, no, una gara 1 senza la minima storia, 8-9 a 6-3, ed è questo il massimo vantaggio a 3 minuti e 15 dalla fine. È brutti segnali anche dal punto di vista del tentativo di cambiare mentalmente inerzia da parte di Cento. Non c'è stato un solo momento in cui Cento abbia provato a cambiare lo spartito di questo match. Intanto esce per falli Marsili, il primo giocatore che quando esce per falli prende un'ovazione.
come tutti i grandi picchiatori della storia. Tra l'altro Marsili, ragazzo super, che è stato anche in panchina in una gara fondamentale, però sì, non ha fatto una piega. Quando è entrato ci ha messo il suo, ci ha messo tanto cuore e tanti gomiti, e poi è un idolo, perché quando i tifosi vedono uno che ci butta tutto in campo gli perdonano di non essere un finissimo digitore, che poi al resto ci pensano Vico, Ferri, Rotondo, Pignatti, Arrigoni, Pedersini, tanto, Bonaccini, tantissima roba oggi tutti. La migliore Forlì di questo campionato, insieme a quella che abbiamo visto a Cecina, assolutamente. E vedere questa Forlì in una gara 1 di finale, beh, tanto di cappello. Eh sì, è fatto anche un giustissimo paragone, a mio avviso. Questa squadra oggi ha ricordato quella che andò a dominare, a maramaldeggiare a Cecina, in quella che in quel momento era la partita più importante, più difficile che potesse presentarsi all'inizio del girone di ritorno. Maggio da tre, eh? Da tre. Però. Sì, sì. Beh. Se entra Serra, segna anche lui. Un suo posto d'epoca lo rifà ancora. Un due punti dal posto, come faceva ai bei tempi, lo fa anche lui questa sera. Va in doppia cifra Caroldi, ma ricordiamolo, partita in cui non ha mai inciso. E parte il Romagna Mia d'ordinanza dopo questa gara 1. Ricordiamo che Forlì è la sua terza finale promozione dalla Serie B alla Serie A2. Le ultime furono nel 2005 con Casale Monferrato, nel 2010 con la Fortitudo Bologna. Sappiamo purtroppo, ai noi, entrambe come finirono. Speriamo finalmente di scrivere un nuovo capitolo, un capitolo storico della pallacanestro forlivese, che intanto va in carrozza, va a maramaldeggiare in questi ultimi minuti e 35 secondi di gara 1. Qua si rischia il meno 30, eh? Siamo a meno 27 con Locci che con una spingardata cerca di salvare almeno l'onore del meno 30, che diventerebbe una punizione devastante per Cento. Chiaramente. Se Cento riesce a rimettersi in piedi dopo questa, veramente Giordani è un mago, perché sì, il 95% delle squadre dopo una roba così chiude la serie, giù la Claire e si torna a casa. Sì, intanto altro contatto abbastanza ruvido con protagonista Michele Ferri, questa volta a cadere è Bedetti, fallo però in attacco questa volta, sì. Sì, esattamente. 9-4 a 6-9 il punteggio, 90 punti però Riccardo, a parte le trecate, le Torino, Forlì non l'aveva mai fatto in questa stagione. No, ma ripeto, enormi meriti di Forlì, straordinari meriti di Forlì difensivi, ma in attacco Forlì ha trovato delle autostrade che ha sfruttato in maniera straordinaria, ma Cento non ha difeso, letteralmente non ha difeso. No, difficile anche scegliere l'MVP, ne abbiamo tanti, Rom oggi, che potenzialmente potrebbero ricoprire questo ruolo. Certo che il Vico del primo tempo sì, ha ucciso la partita. Eh sì, tripla ancora intanto da parte di poi Forlì Basket questa sera distribuirà voti altissimi, strameritati, perché qua stasera sotto al 7 non va nessuno, no, nessuno. No. Eh no, direi proprio di no. Intanto Maggio, la palla che circola per Pignatti, per il tiro di Bonaccini, entra ed esce Bonaccini, che lui sì, che pur avendo giocato bene oggi assolutamente, avrebbe bisogno anche un po' di iniezione di fiducia nel tiro pesante che ha e che ha avuto a lungo durante questa stagione nel girone, nella fase regolare. Intanto ultimi 15 secondi, 9 ora, sta finendo la gara con Forlì che prova ancora a dare qualcosa in difesa, poi Locci trova Gloria appoggiando a canestro, finisce qui, finisce 94 a 74 più 20. Rom, nulla da dire, Forlì ha dominato, ci rivediamo per gara 2. Dominato, una partita senza storia, la serie ovviamente non finisce qui, ma i segnali per Cento sono devastanti e questo Palafiera in piedi applaude una grandissima Forlì. E noi ci vediamo mercoledì, ci sentiamo mercoledì per gara 2. Buona serata a tutti da Enrico Pasini e Riccardo Romualdi.